Oggi volevo fare questo video perché alcuni studenti mi hanno detto: io faccio il corso, però non sarebbe male, cosa ne pensi, fare delle lezioni private, magari iniziare con 2 ore di lezione privata, poi io mi esercito, dopo una settimana facciamo altre 2 ore e andiamo avanti così. Effettivamente l'idea non è male, nel senso che io ho imparato facendo anni di affiancamento e poi comunque chiedendo nel corso degli anni al maestro che mi ha insegnato, che ormai ha 50 anni di attività, quindi 70 anni di età, ho chiesto poi nel corso del tempo, per le difficoltà che incontravo, come dovevo risolverlo. Quindi il discorso di fare lezioni private periodiche e quindi di fatto di fare scuola settimanalmente, ogni 15 giorni, non è una cattiva idea. Nel senso, diventa un affiancamento con cui periodicamente si vanno a risolvere eventuali dubbi, eventuali difficoltà che lo studente che si spera un domani diventerà levabolli, quindi si vanno a risolvere difficoltà che man mano incontra. Quindi il processo di apprendimento in questo caso è graduale e secondo me può essere una valida soluzione, una valida alternativa a un corso intensivo, ad esempio, di 5 giorni. E può anche essere un sistema per avvicinare il futuro levabolli a questa professione, a questo mestiere, perché con 2 ore di lavoro già si rende conto se questo tipo di lavoro gli può piacere, se è portato, se ha un'unità adatta per svolgere questo tipo di lavoro, se riesce a risolvere pensando le varie difficoltà prima di chiedere. Quindi con una spesa oraria non eccessiva, quindi si parte ad esempio con 2 ore di lezione privata, sia individuale che eventualmente di gruppo, quindi con una spesa non eccessiva lo studente si avvicina a questo mestiere e riesce a capire se è un mestiere che può far per lui o meno. Quindi se è un mestiere che secondo lui lo appassiona, a cui potrà dedicare del tempo, vorrà dedicare del tempo e che potrà diventare verosimilmente il suo mestiere. Quindi io ovviamente in settimana lavoro e i corsi sono nei fine settimana oppure quelli di 5 giorni fine settimana e poi 3 giorni a distanza di un mese oppure 5 giorni continuativi a seconda di come vengono organizzati. Con le lezioni private in questo momento io sto facendo il sabato e la domenica, quindi eventualmente 2 ore con almeno 2 ore il sabato o almeno 2 ore la domenica. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova iniziativa, se vi può interessare iniziare a vedere come si utilizzano le leve, come si utilizzano le ventose, come si posiziona la lampada, i martelli, come si ribattono le creste, insomma come si lavorano tutti i tipi di bolli in maniera graduale. Quindi se vi può interessare più un discorso di questo tipo, dove magari mettete in programma 10 lezioni, tutti i fine settimana, per 10 fine settimana, pagando di volta in volta lezioni private o lezioni anche di mini gruppi, fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente i suggerimenti sono ben accetti, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, condividete e ci vediamo nei prossimi video. Buon lavoro a tutti!